più toccato, manipolato, niente, assolutamente. E questo avverrà dall'inizio alla fine della performance. Due dati normalissimi, io devo creare un valore. Un valore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, come sulle carte, no? Se esce fuori 11, Jack, 12, Don, quindi un valore, i dati non mentono. Quindi pulizia totale di quello che dico. 6. Quindi sappiamo che la carta è 6. Ora il seme 1, facciamo che sia cuori, 2, quadri, 3, fiori e 4, picche. 6, impossibile, questo è casuale. 6 ancora, 5, non è possibile, 5. 6, è casuale, 2. Quindi di quadri, quindi 6 di quadri. Questo fa capire la pulizia e la trasparenza. Ora il nostro numero, 7. Quindi 6 di quadri in settima posizione. Io conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa è la settima carta pulita. E creare il Santo Graal non è male. La visione pura del Santo Graal. Questa è una dimostrazione che io adoro. Perché? Perché tu stai dimostrando una pulizia estrema. E i dadi non possono mentire. Non possono mentire. Io spero di cuore che vi sia piaciuto, diciamo, questa mia introduzione sulle domande immaginarie. E grazie di cuore per chi mi segue, se sono in pochi che mi seguono mi fa molto piacere. Se avete domande vi rispondo tutte le domande sugli Akkana e i Karinama, perché ripeto, è la mia passione da più di 15 anni. Questa visione per me è leggendaria, idilliaca, bellissima da vedere, stupenda, perché è di una pulizia incredibile. Detto questo, grazie ancora e se vi va guardatevi tutti i miei canali, il mio canale. Ciao da Stefano Nobile.